Ciao ragazze, nel video di oggi vi voglio mostrare gli acquisti di make-up fatti nel mese di dicembre, più i regali di Natale che ho ricevuto. Partendo dagli acquisti di make-up, il primo prodotto che vi mostro è questa nuance biondo miele, non so se si vede qua, ho nei blonde, della Magica CC Capelli di Collistar. Questa volta ho voluto provare una nuance più simile al mio colore naturale, l'ho già applicata, mi ha lasciato qualche riflesso qua e là e devo dire che sono molto soddisfatta. L'ho acquistata come sempre da Marion Nude e l'ho pagata 13,50 euro. Ci sono poi questi due prodotti di Pupa che ho acquistato da Tigotà e sono rispettivamente il mascara Vamp nero che ho acquistato per 9,95 euro e questo lip gloss della collezione Pupa Princess nella colorazione 004. Anche lui l'ho acquistato da Tigotà e l'ho pagato 9,95 euro. Infine, come acquisti di make-up, vi mostro questi due prodottini della Libre Professional Make-up che ho trovato in uno store di Loano. È una marca di cosmetici che una volta vendeva solo ai centri estetici, mentre adesso sta aprendo degli store aperti al pubblico. Io ho acquistato praticamente questo smalto e questa matita per labbra che ho pagato fra tutte e due 8,40 euro. La matita ve la swatcho qui sulla mano, è così. Questo store mi ha impressionato favorevolmente per tutti i prodotti che conteneva, anche gli ombretti mi sono sembrati molto belli, appena avrò un po' di tempo tornerò a Loano e magari farò qualche altro acquistino di cui vi parlerò. Adesso passiamo ai regali di Natale. Sono molto eccitata perché vi mostrerò due palette che avevo intenzione di acquistare non appena erano uscite. E sono innanzitutto la Naked 3, che è stato il regalo di mio marito. La Naked 3 è declinata sui toni del rosa, il make-up che ho su oggi, che è praticamente un nude, l'ho già realizzato con questa, sono estremamente soddisfatta, anche se sono solo 2 o 3 giorni che lo sto utilizzando, e gli ombretti sono questi. Ci sono proprio colori nuovi completamente rispetto alle due Naked precedenti, sono molto contenta ed eventualmente vi farò un video a parte dedicato a questa palette. La seconda palette a cui accennavo prima è la Pupart Princess, che ho acquistato oggi da Tigotà, con una parte dei soldi che mi ha regalato mia nonna. La palette l'ho acquistata per 18,30 euro e vi faccio subito vedere le cialdine. Quella nera è un eyeliner, mentre le altre sono tutte cialdine in polvere che, come vedete, sono molto pigmentate. E sono tutti colori sfruttabilissimi anche singolarmente, per cui, insomma, poi vi farò vedere mano a mano l'uso che ne farò. Li volevo swatchare al volo, come vedete tutte tonalità rosa, pescate ma anche dorate, molto belle. C'è poi questo regalo qua di mia cognata che è un portafoglio della Brix ed è questo portafoglio in cuoio che si apre su due lati, per cui questo scomparto più piccolo, mentre dall'altro lato il sito per i documenti e per tutte le carte e le banconote di taglio maggiore. L'ultimo regalo che vi mostro è questo da parte di mia mamma, che è il profumo Green Tea Lotus di Elizabeth Arden. È un profumo spettacolare, bello non solo nel packaging, ma buono soprattutto nella profumazione, perché è una profumazione floreale ma molto pungente, si sente proprio che c'è il tè verde alla base, ed è una profumazione che non avevo mai avuto prima, proprio completamente diversa da tutti gli altri profumi. E questo è tutto, ragazze. Io spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate e se vi fa piacere ci vediamo alla prossima occasione. Ciao!